Seconda vittoria consecutiva per il Notaresco, che dopo Castelfidardo ha la meglio anche della più quotata recanatese, mai in realtà in partita nel 2-1 finale per il rossoblù. La squadra di Cudini preme subito sull'acceleratore, mettendo alle corde una recanatese che per tutta la gara avrà un ritmo molto compassato. I rossoblù fanno invece della gioventù e della rapidità di manovra le armi più letali, con Candellori che di un soffio dopo 2 minuti non trova il vantaggio. I padroni di casa però pungono dopo 3 minuti, quando l'immarcabile Liguori è bravo a far partire un mancino che beffa sul primo palo Sprecacè. Il Notaresco non si ferma qui, all'ottavo è ancora Liguori a propiziare l'iniziativa di Moretti, che però non trova nessuna centroarea. Un minuto più tardi è ancora il 18enne esterno a rendersi pericoloso, con Moretti che però non inquadra la porta. La Recanatese fa estrema fatica a costruire qualcosa di interessante e così è ancora Notaresco e ancora Liguori, ma al 19esimo sono Traversa e Sfortuna a negare il raddoppio a rossoblù. L'unica vera occasione per la formazione di Alessandrini sarà quella del 21esimo, quando Mataloni fa partire un cross che Pera è bravo ad agganciare ma non a mettere alle spalle di Monti. Poi i marchigiani spariscono di nuovo dal campo ed il Notaresco torna a costruire palle gol. Moretti ha una doppia occasione, prima al 23esimo e poi al 39esimo, trovando però in entrambi i casi l'estremo difensore giallorosso pronto a neutralizzare. Dopo la mezz'ora i ritmi calano, ma il Notaresco, prima di rientrare negli spogliatoi, trova il meritato doppio vantaggio, grazie ad un calcio di rigore assegnato dal direttore di gara per un fallo di mano in area di Borrelli sugli sviluppi di un calcio di punizione. Dal dischetto Santiago Minella è glaciale nel trasformare per il rossoblù. Alessandrini opera subito un triplo cambio all'inizio ripresa, mandando in campo Palmieri, Gabbacorta e Niccolò Monti al posto di Sivilla, Dodi e Mataloni. Lo stesso Palmieri dopo 5 minuti prova a far male al Monti, ma il tentativo finisce sull'esterno della rete. Il Notaresco torna a farsi vedere dopo 2 minuti, quando Liguori pesca in aria a bontà, ma il colpo di testa è troppo debole e centrale, favorendo di fatto Sprecacè. Le incursioni sporadiche della Recanatese portano Palmieri dagli sviluppi di un angolo ad avere una doppia occasione al 20esimo, ma Monte risponde presente sul doppio tentativo dell'attaccante. Con i padroni di casa in 10 per l'infortunio di La Barba, Borrelli prova il gol direttamente da calcio d'angolo, ma Monti si fa trovare ancora una volta pronto. Lunardini abbandona il campo anzitempo a 6 minuti dal termine, quando rimedia il secondo giallo lasciando i suoi in 10 uomini. Il Notaresco pare in controllo del match, ma per praticamente lo scadere trova un gol che dà solo l'illusione di poter riaprire la contesa, perché il forcing degli ospiti nel finale è molto blando. La Recanatese è dunque un inizio di campionato da dimenticare dopo il pari contro la Jesina. Il Notaresco, dal canto proprio, si gode invece il meritato secondo successo consecutivo e la classifica a punteggio pieno. Mister, una squadra giovane, però la rapidità, la freschezza permettono anche di battere una formazione ben più quotata. Una squadra giovane però può pensare anche che la partita sia chiusa e vederla poi riaperta incredibilmente dopo averla dominata. Sì, forse questo è lo scotto che bisogna pagare e sicuramente evitare. Abbiamo fatto un ottimo primo tempo dove abbiamo avuto i ritmi alti, dove abbiamo avuto diverse occasioni. Potevamo sicuramente arrotondarlo molto di più. Però poi anche nel secondo tempo abbiamo gestito discretamente, abbiamo perso un po' di possesso palla in fase di centrocampo, però devo dire che i ragazzi hanno difeso molto bene, poi è normale di fronte ai dei giocatori importanti, quindi hanno delle qualità fuori alla nostra portata, tra virgolette, quindi ci può stare qualche rischio, però alla fine ce la siamo complicata un po', però devo fare i complimenti per i ragazzi perché stanno dando tutto quello che hanno. Una vittoria a Castelfidardo, una vittoria quest'oggi contro la Recanatese. In questo momento i successi sono importanti per acquisire fiducia e consapevolezza dei propri mezzi, oltre che punti. Ma sicuramente i punti sì, perché poi sono quelli che contano, però come ho detto domenica scorsa era importante per avere fiducia per l'inizio del campionato. Questa ho detto ai ragazzi oggi che era una conferma per riprendere ancora fiducia a maggiore e soprattutto perché incontravamo una squadra forte e metterci all'altezza. A vedere se possiamo essere capaci di dar fastidio a chiunque, se questa è l'applicazione dei ragazzi, se questa è la concentrazione e la voglia che mettono, sicuramente possiamo torcerci delle soddisfazioni, però il campionato è ancora lungo, adesso mercoledì ci aspetta una partita difficile a Agnone, su un campo difficile, quindi recuperiamo tutti, speriamo di recuperare tutti, qualche acciaccato e questo sicuramente non ci fa ben sperare, però diciamo che la rosa è abbastanza ampia e ci sarà spazio un po' per tutti.